Palermo, Catania, solo andata. Andata e ritorno. Ah, vabbè. Cucina virtuale. Brava. Secondo appuntamento con il Catania Palermo andata e ritorno. Veramente, e non il treno, perché quello là veramente ci sta una vita per fare. No, no, qua si ritorna. Noi questo mese siamo di nuovo qui a collaborare con la nostra carissima amica Annalisa del canale Casa Superstar, ma anche Annalisa Superstar. Con lei faremo una ricetta di un rustico tipico del periodo delle feste di Natale, di questo periodo insomma. Il panettone? No. Lei farà, mi pare, la mattonella. La mattonella, io lo conosco, brava. Sono curiosissima. Quindi ceramica, ceramica di Caltagirone, Santo Stefano di Camastra. No, penso che sia anche di questo, un lievitato farcito. Mentre noi vi proporremo un'ulteriore variante della nostra scacciata catanese. Della scacciata catanese ve ne abbiamo già parlato più volte. Vi abbiamo fatto quella tume acciughe, vi abbiamo fatto quella con i broccoli affogati, o con i cavolfiori affogati, non me lo ricordo. Le trovate tutte lì dove c'è lei col pallino. Oggi mio marito la vuole con l'indivia. Brava, brava. Quindi con una farcia piena di verdure, ma non solo. Per cominciare questa scarpinata Catania-Palermo, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima scacciata di indivia. Prima precisazione: indivia o scalora, da noi in Sicilia, è la stessa cosa, è la stessa, sono due varietà diverse della stessa verdura, una un po' più riccia e una un po' più liscia. Quindi io dico indivia, ma oggi qua abbiamo la signora scalora, perché per il fruttivendolo, quella che ha mi manda, il fruttivendolo è un ignorante in realtà, però diciamo l'abbiamo giustificato. Anche perché così. Quella che ha mi manda, e dico anche il perché, perché come sentite dal nasale, ho la febbre a 38 e malgrado ciò io sono qui a fare il video, e quindi ho dovuto chiamarlo il fruttivendolo per farmi mandare la verdura, e quindi quello che c'è ci prendiamo. Ma voi usate l'indivia, la scalora, ma potete usare anche la bietola, altra varietà di verdura completamente diversa, ma il procedimento rimane estremamente uguale, sì. E soprattutto il sapore è buonissimo. Potrebbe utilizzare anche gli spinaci, volendo. Anche gli spinaci, brava. Lì cambia un po' il procedimento, certo, meglio che stai zitto. Meglio che sto zitto. Allora tu mangia. Io mangio. E allora, per indivia, scalora, bietola, la scacciata si fa sempre allo stesso modo. Cosa ho qui? Ho 5 mazzetti di indivia, è più o meno, facciamo un 400 grammi di indivia, brava, cruda. 6 bei pomodori. 6 bei pomodori che adesso andremo a sbollentare per togliere la pelle. Che tipo di pomodoro è questo qua? Pomodoro per salsa. Pomodoro per salsa, bravo. Poi un 7 olive nere, da noi vengono vendute così, vedete, già condite col peperoncino, spero anche da voi. Poi 2 spicchi d'aglio, poi un 400 grammi di pepato fresco. Questo è il nostro pepato. Eccolo, ve lo presento, chiamato anche primo sale Pompei. Cosa diversa è la tuma. Noi nella scacciata, quando usiamo altre cose che non siano specificatamente la tuma, noi intendo noi a casa nostra, preferiamo il pepato, è più sapido rispetto alla tuma, questa è la differenza. Quello è più stagionato. E poi, questo assolutamente facoltativo se lo avete, 3-4 cucchiai di pepato vecchio, che è un formaggio pepato di pecora stagionato. Io lo aggiungerò all'indivia in cottura. Poi sale, olio quanto basta, e per il ripieno va bene così. Poi andiamo al pane in pasta, che faremo noi oggi, perché nelle scacciate precedenti non ho fatto con voi il pane in pasta, mea culpa. Vi lascio qui dove c'è lei col pallino le altre scacciate che abbiamo fatto sul canale. La mia fustigazione. No. Bene. E allora, Sora, dovremo avere 800 grammi di farina di semola. Ragazzi, la farina per le scacciate siciliane è di semola. Eccola qua. Potete farla anche con la farina integrale, potete farla anche con la 00, ma non verrà la stessa cosa. Con la farina di semola è il top. Ma sai che sono buone queste olive? Sì, amore, lo so. E voglio pubblicizzare, sì, la voglio pubblicizzare anche se ho pagato io la farina, questo mulino San Giuseppe per tutti i siciliani, che è di Catena Nuova e fa una farina, anche quella integrale, è speciale perché è macinata a pietra. Questa è di grano duro siciliano, semola rimacinata, ed è spettacolare. Catena Nuova, quindi, è in provincia di Enna? Sì.
Quindi farina di semola, dopodiché 16 g di lievito di birra fresco, 15 g di sale e 15 g di zucchero. I due sapori devono essere ben compensati, quindi acqua. Io vi direi quanto basta, però vi dico, cominciamo con 500 g che adesso andremo a dividere in varie fasi della preparazione e poi se il panetto necessiterà di essere ulteriormente idratato andiamo ad aggiungere insieme. Poi ci occorreranno anche 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Tutto qui, un piatto povero, ricco di nutrienti, delizioso, cominciamo a farlo. Come prima cosa ho messo già a sobbollire dell'acqua, tuffo in acqua caldissima i miei pomodori, li tengo 3 secondi, proprio facciamo così, 40 secondi, dopodiché li scoliamo e li peliamo per bene. Come prima cosa prendiamo il lievito di birra e mettiamolo all'interno di una ciotolina e idratiamolo con un pochino dei 500 ml di acqua, poco poco. L'acqua deve essere a temperatura ambiente. Ambiente, ovviamente. Dopodiché con una forchettina agevolo il discioglimento. Io userò la planetaria, ma voi potete usare o le manine sante per impastare o anche la macchina del pane. L'importante è che alla fine della lievitazione si facciano le pieghe per la seconda lievitazione, che è più breve. Allora, ma andiamo per ordine. Allora, mescoliamo. Versiamo il sale all'interno della farina e così misceliamo il tutto ben bene e lo zucchero lo versiamo all'interno del lievito e misceliamo altrettanto ben bene. Quindi versiamo il lievito all'interno dell'impasto e con le mani pulite diamo una prima rimestata al tutto. Dice, ma se hai le planetaria? Sì, ma io voglio farvelo vedere, quindi la prima fase la faccio con voi. Quindi versiamo gli altri 400 ml di acqua, voilà, i 2 cucchiai di olio e metto in planetaria con gancio ad uncino finché non forma un bellissimo panetto super elastico. Io questa fase non ve la faccio vedere, vi farò vedere poi il panetto come deve risultare. No. Quando la pasta ha raggiunto questa bella consistenza, spolverizzate un po' di semola sul vostro piano da lavoro, mettete il vostro impasto in piano, piegatelo una volta, due volte, ma sì, anche 3 volte. Ma sì, dai, brava. Dopodiché raccoglietelo tra le mani, fate una bella pallotta, così. Nella boule sporca ho spolverizzato un po' di semola, giusto per non fare troppo attaccare, e ripongo con le pieghe tutte messe all'ingiù il mio panetto. Povero panetto! Voilà! Andrà in forno a riposare con un canovaccio sopra e la luce accesa, così non ha paura. Bravo, bravo, che mamma tenera! Per un paio d'ore, anche 2 ore e mezza. Nel frattempo prepariamo la farcia. Come prima cosa tagliamo a pezzi i nostri bei pomodori che abbiamo privato della loro buccia. Che pomodori sono questi? Giveaway, metto in palio Gabriele, chi lo vuole? Ah! Eppure io credo che avresti sfilze di persone. Spero che mi adottano. Che ti vorrebbero. Che bello! Pazze, pazze. Porto tanta allegria, mi so lavare anche da solo. Fatto questo, prendiamo la nostra scalora. Su questo c'è scuola di pensiero diversa. C'è chi la taglia, c'è chi no, chi lascia la foglia intera. Ma a me che taglio una fetta, brava, e viene via tutto il ripieno, proprio non piace, quindi faccio dei pezzetti più sottili, più gestibili. Fa un trito, ma un trito grossolano. No, non è un trito, lo taglio così. Taglia così, ecco, come avevo detto io. Ma se i nostri amici a casa non riescono ad usare così bene il coltello, cosa possono fare? Con i denti. Con i denti, brava, brava, quindi è un trito rigurgito.
Se vi possiamo consigliare una marca di coltelli buona, sperando che l'azienda ci regali un certo un set di coltelli, sono i coltelli della Shogun. No. Ti ricordi i coltelli della Shogun? No? Pensavo i Vittorinox. Ah, i Vittorinox, ecco, sì. Sì, sì, sì. Snoccioliamo le nostre 7-8 olive. Ah, mettigliene 10, perché sei sempre così. Viene poi salatissima. Vabbè, mettetene quante ne volete, figuratevi, a seconda di quanto la vogliate più o meno sapida. Io uso il peperoncino presente nelle olive, ma se voi avete delle olive nere normali, non condite, e allora vi consiglio a quello che sto per andare a preparare io, alla farcia, di aggiungere anche una spolverata di peperoncino. Se non trovano il peperoncino, possono usare i nostri amici il tabasco? No. Ok, a posto delle olive possiamo mettere i würstel? Eh? Se i nostri amici non trovano le olive? Eh? Che dici? E adesso tagliamo a fette sottili il nostro peperoncino. Ah, ti faccio cadere le mani! Stai facendo? Ma falle più grosse! No, 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 sennò poi divento un mappazzo. Come deve diciamo. Essere un mappazzo! No, no. Me ne dai una fettina? Metti il dito, sei volato. Ecco qua. Di che spessore devono essere le fette per i nostri amici a casa? Che voce strana che hai per mangiare meglio. Sto degustando. Io preferisco tagliarle sottili. Ma salutiamo quindi la nostra amica di Palermo? No, Annalisa. Ma dimmi, certo che salutiamo Annalisa. Un grande bacio. Lei sta preparando la mattonella. Bravissimo, vi ricordiamo che lei sta facendo quindi opere di muratura a casa. L'aglio? Ce lo stavamo scordando l'aglio. Togliamo la camicetta anche all'aglio. E levata la camisella. Oh, brava, brava. Cosa? Ma ha la camicetta perché è inverno. Se ne è stata aveva la cosa. La canottiera. La canottiera. Certo. E i calzini azzurri. E i calzini azzurri. Ve lo portate. Adesso spostiamoci ai fornelli. Versiamo un paio di cucchiai di olio. Quindi due spicchi d'aglio. E lasciamo imbiondire leggermente l'aglio. Mi raccomando, non sbagliate tintura. Non appena lui comincia a sfriggere leggermente, versiamo all'interno anche i pomodori e le olive. Wow! Lasciamo andare un pochino e battiamo il pomodoro. E le manine? Battiamo anche le manine, su. Oggi siamo particolarmente euforici, ragazzi, diciamo il perché? Siamo incinti. No. Ah, no. Diciamo il vero perché. Diciamo il vero perché. Oggi è il giorno, è sabato 19 novembre, è pomeriggio inoltrato, sono le 5, e da poco abbiamo superato i 100.000 iscritti su Arte per Te. Quindi siamo molto onorati, emozionati, felici, felici, ecco, la parola che include tutto è felici. E festeggiamo con questa schiacciata, quindi questo vi deve far capire quanto è buono. E grazie, niente, mi viene da dire solo grazie. E da oggi pomeriggio che dico a uno schermo in cui secondo me ci siete voi, grazie, grazie, grazie. E allora... Certo, giusto, giusto, bravo. Allora... Una volta che un attimino... abbiamo battuto quindi il pomodoro. Il pomodoro è un po' andato. Bravissima. No? Si è ammorbidito. Tenete sempre di vista l'aglio. Attenzione, non lo perdete mai di vista. Perché che quello è infame. Togliato. È infame, vero? E versiamo la nostra scalora. E adesso attenzione. Lasciamola appassire un pochino. Saleremo quando già sarà appassita. Non adesso perché sennò perde tutta l'acqua in una volta e diventa un brodo sta roba. La verdura è appassita, aggiustiamo di sale e di peperoncino. Adesso facciamo soffriggere, stufare più che soffriggere leggermente. E a questo punto aggiungo 2-3 cucchiai di pepato vecchio. Abbiamo finito, spegniamo il fuoco sotto alle verdure, lasciamole riposare il tempo che la lievitazione si completi e poi ci vediamo per l'assemblaggio della nostra schiacciata. Dopo 2 ore il grado di lievitazione sarà questo, una bella bombetta. Una bombetta! Capovolgiamola sul tagliere cosparso di farina di semola. A questo punto cosa dobbiamo fare? Spianiamolo ben bene, quindi richiudiamolo su se stesso.
richiudiamo di nuovo, facciamo le pieghe nuovamente, no? Quindi chiudiamo, richiudiamo al libro. Sì, sì, al libro, bravo. Brava. Facciamone un altro. Quindi facciamo la nostra pallottina. Sì. La rimettiamo qua? E la rimettiamo a lievitare per un'altra mezz'oretta, anche 40 minuti se vorrete. E dopodiché saremo pronti per fare la nostra scacciata. Avanti bambina, vai a lievitare, diventa di nuovo grande e ci vediamo dopo. E voilà, dopo appena una mezz'oretta lei è cresciuta nuovamente. E allora, ho protetto il piano da lavoro con dei fogli di carta forno che userò per poi portare la mia scacciata direttamente sopra la leccarda del forno. Metto un filo d'olio comunque sulla carta forno perché la scacciata deve essere ben dorata sopra e sotto. Versiamo il contenuto della boule. Dividiamola a metà, voilà, e stendiamo un cerchio di pasta. Adesso prendo il nostro formaggio e fodero tutta la scacciata all'interno. Questa è la farcia, eh? E nel frattempo stendo l'altra parte del pane in pasta. Mettiamo un attimo da parte, riprendiamo la nostra leccarda con la scacciata, versiamo la parte con la verdura facendo attenzione a non fare colare troppo il brodino. Quindi sì, ombretta, magari non su. Brava, brava, mi raccomando, farcite anche col manico se volete. No, ma che stai combinando? Sto guardando il brodino e non ho guardato il manico. Vabbè, stendete bene la verdura su tutto. Stendi un po' di più, stendi un po' di più. Di più! Prendiamo l'altro disco di pasta. Aha! Scaravoltiamolo sul precedente. Rabbocchiamo bene e facciamo sì che i due lembi si chiudano arrotolando. Questo è il tipico bordino. Il bordino non si rifiuta mai. Che io non farcirò stasera, ma che nelle altre scacciate che vi ho fatto ho farcito. Ho scoperto che a mio marito il bordo farcito non piace. No, no, no. Versiamo un pochino d'olio sul bordo, tutto attorno. Wow. Ma sei una versatrice di olio. Questo è il segreto del pizzaiolo. Veramente? Sì, sì, sì. Del pizzaiolo goloso. No, no, del pizzaiolo pizzaiolo. Ok, assaggiamo la nostra scacciata. E quindi facciamo respirare in cottura la nostra scacciata praticando una tipica X. Si dà un taglio così a croce sulla parte sommitale della scacciata. Voilà. Adesso il forno a 200 gradi, forno statico, solo elettrico per i prossimi 30-35 minuti. Ovviamente è il vostro forno a comandare. Quindi non fate la prova a stecchino perché qua non avrebbe senso, ma guardate, quando sarà tutta dorata sulla superficie, alzatela da una parte, badate che sia ben cotta sotto, a quel punto potrete tirarla fuori dal forno. Bene, ci vediamo tra 30 minuti, forno 200 gradi statico. Ed ecco la nostra scacciata appena tirata fuori dal forno. Guardate, queste sono le mie manine, guardate quanto è grande, è un po' più grande di una pizza, amore, leva le mani se no ti bruci. Ed eccola qua, adesso facciamola un attimino riposare in modo che il formaggio non fuoriesca tutto al taglio, dopodiché appena è un pochettino più fresca ma sempre calda la sposto sul tagliere, taglio una fetta, faccio una foto e poi, cari miei, ce la strafoghiamo. Bravissima. E quindi un carissimo saluto ad Annalisa, grazie per la tua mattonella. Quindi adesso vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao, ciao e buona scacciata a tutti. Bene!
Bene, avete visto come si fa questa simpatica scacciata tutta ripiena non solo di verdure ma anche di tanto gusto. E quindi vi posso assicurare che era endivia e non era altro. Ragazzi, brava, brava! Se venite a Catania non potete fare a meno. Per tutto l'inverno. Permetti che dico una cosa da Annalisa. Brava, brava! La mattonella era buona, l'abbiamo utilizzata per tenere in piedi il comodino. Deficiente! Allora, se venite a Catania da novembre sino a marzo, non potete fare a meno di assaggiare una fetta di scacciata in una delle sue molteplici varianti. Ce ne sono veramente tantissime: patate e cipollina, prosciutto e formaggio, quella al cutume acciughe, la più classica, quella con i broccoli. Le trovate qui dove ce l'hai col pallino. Questa è una delle più antiche, quella con l'indivia, quella che piace ai vecchi, non a caso. Però è una anche che trovo molto alla moda, visto il periodo che stiamo attraversando, di riscoperta dei sapori biologici, di riscoperta dei sapori naturali, di riscoperta e di consapevolezza della necessità di consumare più verdura. Diciamo che bilancia un piatto molto ricco che altrimenti propenderebbe troppo per il grasso. Quindi così rientra anche nell'equilibrio delle componenti del piatto stesso. Ve la consiglio, importante l'impasto di semola, non tradite la semola, mai. Vediamo adesso invece come si fa la mattonella palermitana, che tu hai tanto scherzato, ma a Palermo si mangia troppo bene, quindi quando ci venite a trovare assaggiate la scacciata, poi andate a mangiare la mattonella e diteci cosa vi piace di più. Io la prossima volta andrò a Palermo, non vi nego che una mattonella me la sparo. Brava, speriamo che te la lancino una mattonella. E quindi noi ci rivediamo presto. No, prima volevo mandare un abbraccione ad Annalisa, ma un grande bacio. Brava, il pollice in su. Non vi dimenticate il pollice in su e noi ci rivediamo sempre qui sulle nostre tavole. Ciao.